piramidi, gli antichi davano risposta alle domande che si ponevano sulla natura e sulla vita. Chi fa nascere il sole al mattino? Chi scatena gli uragani? Chi muove l'amore? Chi decide la morte? E se la domanda era perché la natura muore ogni inverno e rinasce a primavera, raccontavano il mito di Demetra e Persefone. La fanciulla Chicco di Grano viene rapita da Ade, trattenuta negli inferi, fecondata e liberata, fino al ricongiungimento con la madre che disperatamente la cerca. Chicco germogliato, ritrovato sotto forma di spiga matura e pronto per la mietitura. Il culto di Demetra ebbe una grande diffusione nel mondo antico. Il pensiero del seme sepolto nella terra per poter germogliare ad una nuova e più alta vita suggerì facilmente il paragone con il destino degli uomini e rinforzò la speranza del principio di un'esistenza migliore in un mondo più felice. Questo semplice mito spiega l'associazione della dea del grano con il mistero della morte e la speranza di un'immortalità beata. È dunque chiaro che queste usanze della primavera e della mietitura si basano su simili modi di pensare e fanno parte del primitivo animismo, poi convertitosi in politeismo, che i nostri progenitori praticavano senza alcun dubbio molto prima dell'alba della storia. La fecondità semplicemente collegata a una donna che comunque possa mettere al mondo dei figli si riferisce ad archetipi molto più antichi che risalgono, per quello che fino ad oggi si conosce, addirittura nel Paleolitico superiore, in una fase culturale che si chiama una cultura gravettiana, che occupa un arco cronologico compreso tra i 27.000 e i 20.000 anni. Si diffonde questa cultura più o meno tutta Europa, che è tra l'altro accomunata dalla presenza in vari momenti, vari periodi e a volte con aspetti non propriamente identici, dalla presenza di alcune raffigurazioni femminili che furono chiamate le Veneri del Paleolitico. Thank you.
nell'ambito neolitico ci troviamo ad organizzazioni socialmente e culturalmente più complesse. Tra l'altro la grande differenza è che da una società che si basava su caccia e raccolta si è passati ad una società che comunque basa la sua sussistenza fondamentalmente sulla agricoltura, quindi proprio un rapporto con la terra che viene lavorata dall'uomo affinché produca qualcosa, deve aver cambiato questa immagine di quella che nel Neolitico viene individuata la dea madre, è più facilmente identificata con la terra e forse con i suoi cicli vitali. L'abitato di Sorgenti della Nova sorge nel cuore della Maremma, al confine tra la Toscana e il Lazio. Risale alla fine dell'età del bronzo ed è molto ampio, in quanto si estendeva in origine per circa 15 ettari. Caratterizzato da una sorgente, appunto la sorgente del Fosso alla Nova, che dà il nome all'abitato. La sorgente è molto interessante perché non sgorga direttamente dalla roccia, ma da una cavità artificiale scavata probabilmente sempre nella stessa epoca. La popolazione doveva arrivare fino a circa 1500 abitanti. Uno dei contesti più interessanti individuati a Sorgenti della Nova è quello costituito dalle grotte 10 e 11. Si tratta di due grotte artificiali scavate una sopra l'altra, indagate alla fine degli anni 70. Sul pavimento della grotta superiore è stato individuato un grande focolare e in corrispondenza dell'ingresso sul pavimento era scavato un grosso foro che metteva in comunicazione con la grotta sottostante. La sorpresa in realtà viene quando in un secondo momento sono state sottoposte ad analisi le ossa restituite dallo scavo. Si è così visto che la stragrande maggioranza di questi frammenti appartenevano a maiali. Non solo, ma approfondendo l'analisi su questi resti, si è potuto constatare che per lo più appartenevano a maialini appena nati oppure a feti di maiale. È chiaro che una situazione di questo tipo non può essere spiegata come una semplice funzionalità alimentare. È evidente che in questa grotta doveva avvenire un qualcosa che aveva a che fare con l'ambito rituale e non con la vita quotidiana. A questo punto, intuita la funzione rituale di queste strutture, abbiamo cominciato a vedere nell'ambito dell'antichità se vi era un qualche rituale, un qualche rito che potesse avere delle assonanze con questi elementi particolari che abbiamo individuato a Sorgenti della Nova. E la nostra attenzione è caduta sui rituali che nel mondo greco, in Magna Grecia e in Grecia propria, venivano riservati a Demetra e in particolare a un aspetto particolare di Demetra chiamata Demetra Tesmoforos, ovvero Demetra che porta la legge. Si tratta di rituali svolti esclusivamente dalle donne che festeggiavano Demetra, dea del grano, quale portatrice di civiltà. Questi rituali prevedevano il sacrificio di maialini appena nati. Il maialino era l'offerta tipica della dea Demetra, il consumo di pasti comuni fra tutte le partecipanti al rito e infine il gettare i resti di questi maiali in degli ambienti sotterranei dove i resti venivano lasciati a putrefare e a distanza del tempo venivano raccolti
mescolati alle sementi e distribuite nei campi per favorirne la fertilità. Aver trovato tracce di questo rituale a Sorgenti della Nova è molto interessante perché le stesse fonti greche, quando parlano delle tesmoforie, Erodoto è uno dei primi che ne parla, ci parla di essi come di riti di origine particolarmente antica. Le fonti, oltre a ricordare l'antichità di questi riti, ricorda come fossero stati portati in Europa, diciamo così, dalle figlie di Danao, ovvero dall'Egitto, e insegnati alle donne dei Pelasgi. I Pelasgi sono un popolo mitico con cui oggi sappiamo i greci identificavano le popolazioni dell'ambito mediterraneo che li avevano preceduti nel suolo greco e sono spesso associati alle origini degli Etruschi. Ecco quindi che a Sorgenti della Nova possiamo dire di aver trovato un santuario pelasgico, un santuario di un rito di quelle popolazioni che gli antichi ritenevano all'origine della cultura etrusca. La figura di Demetra, con i suoi attributi di donatrice e tutrice delle messi, seppur giunta dal mondo greco, è mediata dalla cultura etrusca. Appartiene però ad un ambito culturale mediterraneo di più ampio respiro. Le presenze archeologiche attestano l'importanza del culto e una recente scoperta presso Vetralla, nel Viterbese, con il ritrovamento di un sacello intatto, apre nuovi orizzonti alla comprensione di tale mito. Il sito presenta ancora l'antico tracciato viario di collegamento verso l'area sacra. Ancora oggi si possono ammirare le tagliate della strada comunale che collega Pietrara con il fontanile denominato Fontana Asciutta. In sintesi, l'antica viabilità è stata sempre percorsa fino ai nostri giorni, per l'utilizzo di una sorgente che oggi si è localizzata più a valle ed alimenta il fabbisogno idrico di San Giovanni in Tuscia. Su questa opera della natura si è inserita l'opera dell'uomo che ha in qualche modo sfruttato questo ambiente per creare la cella di una divinità, Ctonia, cioè sotterranea, che è assimilabile con la Demetra dei Greci, denominata Vei dagli Etruschi e Cerere dai Romani. Il deposito votivo iniziava con un cippo di probabile richiamo maschile e si concludeva con una piccola cavità ovale legata alla sfera femminile e quindi alla fertilità della terra. Alcuni uteri fittili sono stati deposti volutamente in una fessura del banco di Peperino, rispettando l'antica tradizione di deporre offerte votive all'interno di depressioni naturali.
troviamo all'interno della grotta naturale che è stata sfruttata dagli Etruschi per realizzare questo strano santuario rupestre. È verosimile che questo pilastro, oltre che una funzione strutturale, possa aver avuto una funzione di disciplinare l'ingresso al sacello della dea, che era esattamente al di là di questa apertura. Alle mie spalle è questa immagine inedita della Demetra Dei Cerere di Vetralla. È un piccolo gioiello, si tratta di un oggetto di ceramica, di terracotta, che noi vediamo un pochino sbiadito, ma in realtà doveva essere ricoperto di colori più brillanti. La dea è rappresentata vestita di un chitone altocinto e con un mantello che le copre la testa. Questo mantello significa che la dea è in lutto perché ha perso la figlia, la Persefone dei Greci e la Proserpina dei Romani. È lei Demetra che dona potere, ricchezza e fertilità alla terra. Lei che possiede la conoscenza delle erbe. Lei legata ai cicli del sole e della luna. Lei che crea vita nuova. Lei che dona i piaceri durante le feste notturne. Lei che si trova prima della Madonna dipinta sulle case dei contadini. Tutte queste divinità greche, qui nel Salento, tenendo conto che siamo in ambito magno-greco, sono presenti ugualmente. Il sincretismo avrebbe portato alla sostituzione di alcuni santi alle vecchie antiche divinità greche. Demetra, probabilmente c'è tutta una storia legata a San Giovanni. Il proverbio antico diceva, per San Giovanni, o verde o secco tagliagli le gambe. San Giovanni inizia qui ad essere un santo particolarmente sentito proprio perché è legato al mese del grano. Il femminile è sentito fin dalle origini come una ciclicità che si ripresenta. La gioventù, la maturità, la vecchiaia sono collegate alla luna che cresce, diventa tonda e scompare, un femminile che è eterno. Nei santuari rupestri, il femminile viene celebrato dall'alba della storia e poi cristianizzato con la Madonna, ma sotterraneamente persiste, trasformato in altre forme di espressione. La tiratura del solco a Valentano, San Vivenzio a Blera, Santa Gemma Goriano Sicoli, la Barabata a Marta. L'acqua costituisce la dimora di una personificazione folclorica della morte, che assumendo sembianze di strega o di giovinetta, attira i vivi nel mondo dei morti. Una vecchia immaginata dalla popolazione di Villa San Giovanni in Tuscia che in certe ore si aggirava in questo luogo un po' minacciosa, un po' terrorizzante,
forse gelosa di queste acque di cui lei era custode, per tenere un po' la gente a bada, lontana da questo posto. L'acqua di San Giovanni si faceva così: si prendeva un catino con l'acqua e poi ci si mettevano dentro tutti i fiori e le erbe profumate di quel periodo, in special modo la foglia della noce, l'iperico che noi chiamavamo l'erba di San Giovanni, e l'erba della Madonna e altri fiori, altre erbe profumate. Poi si lasciava tutta la notte di fuori, la notte della vigilia di San Giovanni, tra il 23 e il 24 cioè. Poi la mattina ci si lavava il viso, ci si lavava le braccia, qualsiasi cosa, perché dicevano che era un'erba, un'acqua benedetta. E quanto è bello fiore di giglio, una bella coppia voglio salutare, una bella coppia voglio salutare. Saluterò Antonietta insieme a Emilio. Brave! Allora, si cominciava, c'aveva un sacco a tracolla, col seme dentro, il grano. Praticamente c'era la parte legata che reggeva il grano e la parte dove si poteva infilare la mano. Si infilava la mano così. Si infilava la mano e poi si cominciava. Poi si cominciava. Il grano, avanti, avanti. A così. Quando così. Uno era arrivato a capolinea, al termine, capolinea come lo vuoi chiamare, si girava e si ricominciava un'altra volta. Perdeva un'altra passata, andava giù e... Non a parte dietro come vado io, però, sempre per dritto. Dopo viene fatta la monnarella con tante donne, tutte in fila, col sappetto, per levare le erbacce. C'erano molte donne che venivano da Blera, da San Giovanni e ci dormivano. C'erano le casale che ci dormivano. Noi invece che eravamo a Vetralla, che eravamo vicini al posto, e si saliva tutte sopra le donne, poi si cantava e... E so venuto a me. Te miete voglio, se me la date la cipolla e l'aglio. Io la metti tu. Ora l'ambroglio. Arare, seminare, raccogliere hanno sempre rappresentato per tutte le culture un forte momento di socialità, espressione di un popolo grato al cielo o alla terra, alla Madonna oppure a Demetra per il suo buon raccolto. Prende la pala e si alza piano piano, che il ponentino portava via la paglia, perché se c'era il vento si puliva. Con ma di San Giovanni, non mi ingiuri e non mi inganni e non mi tradirai negli anni. Tornare alla terra è come tornare nel corpo vivente della madre. La tiratura del solco dritto nel Ferragosto di Valentano è un rituale agricolo arcaico, volto alla propiziazione di un buon raccolto per l'anno che verrà. L'offerta alla Madonna di primizie come il pane e l'uva e la consumazione collettiva del pane e del vino risulta pressoché universalmente attestata, sia per ciò che riguarda particolari riti propiziatori delle pratiche agricole, sia nel caso di offerte e libagioni ai defunti o agli dei sotterranei della terra.